Buongiorno, continuiamo la lezione di ieri, quando abbiamo visto ovviamente che, considerando un flusso astralabiana, a velocità e temperatura uniforme o infinito e infinito, limitando il nostro interesse alla zona di strato limite laminare, quindi diciamo che la dimensione L del problema, abbiamo detto che è minore della x critica, ebbene all'interno di questo strato limite, nell'ipotesi di convezione forzata, regime stazionario, proprietà termofisiche costanti del fluido, facendo un'analisi basata sugli ordini di grandezza, siamo riusciti a semplificare le equazioni del moto che in forma dimensionale sono diventate du su dx più dv su dy uguale a 0 e du su dx più du su dy uguale a mi derivata a seconda di u su dy uguale. Abbiamo concentrato la nostra attenzione per il momento solo all'aspetto fluidodinamico, l'aspetto termico lo vedremo tra poco, e ovviamente queste equazioni vanno risolte con opportune condizioni al contorno, che sono u uguale a v uguale a 0 in y uguale a 0 e u uguale a un infinito per y tendente a infinito. Adesso, queste equazioni che vedete qui possono essere risolte, e in effetti sono state risolte da Blasius, facendo un'osservazione in realtà semplice. E cioè Blasius ha osservato che all'interno dello strato limite, se mi pongo a differenti distanze dal bordo d'attacco, i profili di velocità saranno tra loro simili, e in effetti il rapporto u su infinito è una funzione del rapporto y sullo spessore dello strato limite. Sulla base di questa osservazione, e ricordando che, come abbiamo visto ieri, dall'analisi degli ordini di grandezza, abbiamo visto che l'ordine di grandezza di delta star è uguale a 1 sulla radice di Reynolds, ricordate questa cosa? Ricordate anche che delta star è 1 su L, scusate, che delta su L. Bene? Ora, se noi ci mettiamo a una determinata x, evidentemente questo L sarà la nostra x, cioè la distanza che abbiamo scelto dal bordo di attacco. Di conseguenza, possiamo dire che delta, sostanzialmente, su x è praticamente pari a 1 su Reynolds x, dove Reynolds x è rho un infinito per x diviso mu, ovvero un infinito per x diviso ni, evidentemente. Benissimo. Quindi, se è vero questo, posso andare a sostituire questa espressione qui dentro e il rapporto y su x per radice di Reynolds x che ottengo lo chiamo eta, e questa eta è una variabile di similitudine, è una variabile indipendente ed è quella che Blasius utilizza
per ottenere la soluzione del problema. Quindi è una variabile di similitudine, la parola similitudine, ripetiamo, sta a spiegare il fatto che i profili di velocità a differenti distanze al bordo di attacco sono tra loro simili, quindi in effetti esiste una similitudine tra U e U infinito, il rapporto tra U e U infinito e il rapporto tra Y e delta, e questo rapporto in effetti può essere scritto in questa forma e che quindi eta è questa variabile di similitudine. Perfetto, quindi questo è il punto di partenza. Allora cancelliamo qui. E riscriviamo eta uguale y su x per radice di Reynolds a questo punto la funzione incognita da determinare f è una funzione esclusivamente di eta ed è data da psi diviso x u infinito per radice di Reynolds, dove psi è la funzione ricorrente. Allora, questa eta l'abbiamo capita da dove arriva, questa f di eta è una funzione che Blasius introduce. Ovviamente sappiamo chi è x, chi è u infinito, chi è Reynolds x, non sappiamo chi è questa funzione di corrente per il momento. Che cos'è questa funzione di corrente? La funzione di corrente è una funzione legata al campo di velocità in questo modo. Intanto psi è una psi di xy, va bene? E legata al campo di velocità, già che la componente u del campo di velocità è definita come de psi su de y, mentre la componente b meno de psi su de x. Si chiama funzione di corrente perché se vado a rappresentare le linee di flusso di un campo di moto, quindi nel piano bidimensionale, immaginiamo di avere un campo di moto che fluisce un dominio di questo tipo qua. Ovviamente linee di flusso saranno una cosa di questo tipo e ovunque io avrò dei vettori velocità, quindi un campo di moto ovviamente definito in questo, su questo dominio. Ora, se queste sono le linee di flusso sono tali che in ogni punto il vettore velocità è tangente alle linee di flusso, va bene? Ebbene, la funzione di corrente, psi, è costante lungo le linee di flusso. Quindi questo significa che se io voglio rappresentare questo campo, va bene? Che è sufficiente determinare la funzione psi e rappresentare le isopsi, diciamo così, che quindi coincideranno con le linee di flusso. Va bene? Per questo motivo la funzione psi è detta funzione di corrente, perché è costante lungo le linee di flusso. Quindi queste linee qua sono tutte linee iso psi. Va bene? Qual è il vantaggio di introdurre questa funzione di flusso nella soluzione di Blasius? Il vantaggio risiede nel fatto che se vado a scrivere du su dx, questo sarà pari alla derivata mista de psi rispetto a x e y, mentre b, anzi scusate, del b su dy sarà pari alla stessa quantità ma con il segno meno, chiaramente, no? Bene, questo significa che se vado a sostituire queste quantità qua dentro e qua dentro, cioè nell'equazione di conservazione della massa, utilizzando la grandezza psi, quindi la funzione di corrente,
l'equazione di conservazione della massa è identicamente soddisfatta e di conseguenza nella soluzione di Clausius questa non la dobbiamo più risolvere perché è identicamente soddisfatta nel momento in cui utilizzo psi. Ora, da questo punto di vista è utile osservare che giacché psi è costante lungo le linee di corrente, dal punto di vista matematico e quindi anche dal punto di vista fisico non ci potranno essere, non ci saranno dei flussi di massa attraverso le linee di corrente. Capite? Quindi, sulla base di tutte queste considerazioni, alla fine limitiamo il nostro interesse a questa equazione e dobbiamo trovare il modo di risolverla con queste posizioni qui, una e due. Chiaro? Bene, vediamo come questo è possibile. Allora, la prima cosa che ci può essere utile è esplicitare queste espressioni e tenerle qui a disposizione in questo modo: y per radice v infinito x di x quadro. Quindi questo è y per radice v infinito di x. Quindi eta, se esplicito il Reynolds e porto x dentro l'espressione di Reynolds, la posso riscrivere in questo modo, mentre f di eta, che a questo punto possiamo chiamare sinteticamente f, senza stare ogni volta a scrivere f di eta, posso scriverla come psi su per radice di q infinito x diviso ni x quadro q infinito quadro. Ho portato x o infinito all'interno della radice, quindi è uguale a psi diviso radice di ni x q infinito. Un'altra cosa che può essere utile è rilevare delta su dx, delta su dx, ma lo facciamo successivamente, forse no. Allora, a questo punto quello che si fa è andare ad ottenere un'espressione di u, vedete qui, u, un'espressione di b, un'espressione della derivata du su dx, du su dy e l'espressione della derivata seconda. Tutte queste espressioni le sostituiremo qua dentro per ottenere un'equazione differenziale in f, funzione incognita da determinare, ed eta, variabile indipendente. Capite? Questo è quello che... Ovviamente non faremo tutto, vedremo quello che ci serve e cercheremo di capire come arrivare a soluzione senza evidentemente fare tutti i passaggi. Comunque, u è uguale a de psi su de y. Questa la posso scrivere come del psi su delta per delta su dy. Allora, a questo punto, da qui mi conviene innanzitutto scriverci l'espressione delta su dy, che evidentemente è pari a radice di Reynolds x x, semplicemente da qua, vedete? Reynolds x è funzione solo di x, quindi in questo momento è sufficiente scriverla in questo modo. Mentre de psi su de eta è sostanzialmente semplice da calcolare, già che psi
è uguale a f x u infinito radice di Reynolds x. E l'unica funzione che dipende da eta è appunto la f, quindi quando vado a fare la derivata, psi su eta è uguale a x u infinito radice di Reynolds x per df su eta, e questa è una derivata totale, già che f dipende solo da eta. Quindi qui ottengo alla fine x u infinito radice di Reynolds x tutto diviso y su x, sì, per, mi sto dimenticando, df su deta per deta su dy, psi su deta, scusatemi, qui ho messo Reynolds x al numeratore, che ho sbagliato, perché quando lo vado a esplicitare moltiplico per x u infinito e divido per Reynolds x. Correggete per cortesia. Ok, quindi questo è x u infinito diviso radice di Reynolds x. Ok, allora x u infinito diviso radice di Reynolds x df su delta per radice di Reynolds x su x. Benissimo. Allora, Reynolds x si semplificano, anche x e x, e quindi viene fuori che tutto è un infinito per df su df. Questa espressione quindi ci dice che u su u infinito, che evidentemente è pari a u star, è df su df. Quindi questa è la prima espressione che ci serve per u, vedete, da mettere qui. Ovviamente adesso ci serve l'espressione du su dx. Ora, questo du su dx è d su dx u infinito df su deta, e posso scriverla come d su deta u infinito df su deta per deta su dx. Questa prima espressione è semplicemente u infinito per la derivata seconda di f rispetto a eta. Deta su dx la dobbiamo un attimo ricavare, e la ricaviamo da qua, vedete, da qui. Ci siete? Sto andando troppo veloce? Ok, allora mettetevi un paio di minuti. La derivata di eta rispetto a x la possiamo ricavare da questa espressione qua, vedete? Dove evidentemente ho esplicitato il tutto, perché da qui c'è sia x sia Reynolds che dipendono da x. Ora, questa espressione la possiamo scrivere come y per radice di u infinito su eta per x alla meno un mezzo, giusto? Quindi quando vado a fare la derivata ho il primo, diciamo, la derivata di x che è meno un mezzo per x, meno un mezzo meno 1 fa meno 3 mezzi, va bene? Meno 3 mezzi, quindi lo posso mettere al denominatore, e questo x alla meno 3 mezzi è x al denominatore, x alla 3 mezzi, e quindi è x per radice di x che è 1 più un mezzo, giusto? Bene, allora facciamolo direttamente, risparmiamo spazio perché la lavagna è finita e poi si manca a posto qua, quindi 2x radice di x, e poi rimane y per radice di u infinito su mi. Ora voi ovviamente immagino che sui vostri quaderni avete più spazio di me, però
seguitemi un attimo, questa x qua, questa radice di x, scusate, me la posso portare qui dentro, vero? Quindi metto qui e faccio sparire questo. Quindi qua diventa, lo riscrivo così c'è ancora un po' più di spazio, uguale 1 su 2x, in realtà qui c'era un y, radice u infinito su dx. Va bene? Questo si ottiene. Ora vi faccio osservare che y, questa quantità y per radice di u infinito di x è proprio eta. Vedete? Quindi il tutto è uguale a meno eta su 2x. E questa è la derivata che stavamo cercando. Giusto? Bene. Allora questa qui la devo andare a mettere qua. Meno eta su 2x. Per cui alla fine il tutto è pari a meno u infinito su 2x per eta derivata seconda di f su eta. E questo è il du su dx. Ora, se andiamo invece a ricavare la b, che è l'altra cosa che ci serve, la componente b della velocità. Ora, su questa cosa facciamo un attimo di chiarezza. Noi abbiamo detto, nella lezione di ieri, che sulla base dell'analisi degli ordini di grandezza, all'interno dello strato limite la componente b è molto più piccola della componente u. Questo però non significa che non c'è componente b. Cioè la componente B c'è ed è piccola. Considerate che l'analisi degli ordini di grandezza vi consente di trovare semplicemente delle informazioni che poi successivamente con una risoluzione, diciamo, di questo tipo possono essere confermate in maniera più accurata. Quindi quello che voglio dirvi è che noi sappiamo già dall'analisi di ieri che B sarà molto più piccola. Ci aspettiamo che una volta trovata la soluzione, quindi trovate sostanzialmente f di f su eta, tutto quello che ci serve, e andiamo a sostituire tutto per trovare la b a una certa x, troveremo che questa b effettivamente è molto più piccola della u, ma comunque ha una sua componente, capite? Allora b è uguale a meno psi su dx. Ora se guardiamo l'espressione di psi, questa nella sua totalità, dove che sta, è uguale a fx u infinito su Reynolds x, però conviene che la scriviamo, ecco, che facciamo riferimento a questa espressione qua, va bene? A questa espressione qua, cioè psi è uguale a f per radice di mi x u infinito, va bene? Quindi lo scriviamo qua. Sì, uguale a f per radice di u infinito ni per x. Ok, quindi quando vado a calcolare b è uguale a meno del psi su dx, che è df su dx per radice di u infinito ni x. Ovviamente stiamo facendo la derivata di una funzione composta, quindi la prima derivata per la seconda non derivata, e così più adesso abbiamo f non derivato e questa quantità derivata, che praticamente è la derivata di x alla 1/2. Quindi viene fuori f 1/2 x alla 1/2 meno 1, che fa meno 1/2, e quindi sta al denominatore, è 1 su 2 radice di x, per intenderci, scriviamo direttamente 1 su 2 radice di x per radice di u infinito per mi. Va bene? Ora vediamo però questo df su dx.
lo vediamo qua. Forse sto correndo di nuovo. Aspetta un attimo. Allora, df su dx posso scriverla come df su deta per deta su dx. Allora, df su deta evidentemente è una derivata totale, l'abbiamo detto prima, perché f dipende solo da eta, quindi questo d parziale diventa totale. E deta su dx, l'abbiamo scritto prima, è meno eta su 2x, quindi viene fuori uguale meno eta su 2x df su deta. Giusto? Sì. Bene, allora sostituendo il tutto ottengo meno, allora questo df su dx c'è, cioè il segno meno, meno per meno quindi fa più, quindi metto direttamente più, eta più 2x per radice di un infinito di x per df su deta, poi abbiamo meno f mezzi per radice di un infinito per n su x. Bene, posso portare all'interno del segno di radice questa x che sta al denominatore, quindi questa radice qua diventa, facciamo così, qui mi lascio in mezzo, porto quella x all'interno della radice, diventa u infinito per n su x, no? Perché c'era una x sopra, quindi diventa x quadro al denominatore, eccetera. Poi c'è la deta, e lo rimetto qua. Quindi questo ci permette di mettere in evidenza un mezzo per radice di questa quantità. Va bene? Quindi un mezzo per radice u infinito n su x che moltiplica eta df su deta meno f, e questa è l'espressione di v. Ora vedete che in effetti a una determinata x, a una determinata distanza dal bordo di attacco, sia la u che la v possono essere scritte unicamente in funzione di f e di eta, vedete? Ora, allo stesso modo, posso trovare dv su dy. Chiaramente, però, trovare adesso dv su dy possiamo farlo tranquillamente, ma in questo momento non ci dà alcun beneficio. Quindi diciamo che ci fermiamo qua per il momento. Poi vediamo, se ci serve ci ricaviamo anche dv su dy. Ora, dal punto di vista pratico, una volta che sono state trovate le espressioni di u, b, du su dy, du su dx e derivata seconda di u rispetto a y quadro, che vedete sono tutte funzioni di f e compagnia, le sostituisco qua dentro e si ottiene un'equazione che è di questo tipo qua. Ora vado a memoria, poi controllerò se l'ho scritta bene, perché non sono sicuro di ricordarla correttamente. Comunque l'equazione dovrebbe essere f derivata seconda di f su deta più 2f derivata terza di f rispetto a eta uguale 0. Controllo però, perché non sono sicuro di ricordarla a memoria e non abbiamo evidentemente il tempo di ricavarla di nuovo. Allora, sì, ok, l'ho ricordata bene. Allora, questa equazione qui è un'equazione differenziale ordinaria del terzo ordine, vedete? Quindi questa effettivamente è risolvibile analiticamente. Con tutte queste sostituzioni siamo partiti dalle equazioni del modo completo, equazioni dello strato limite semplificate e l'equazione in f eta
che può essere effettivamente risolvibile. Quali sono adesso le condizioni al contorno da utilizzare? Allora, in y uguale a 0, che cosa avremo quindi in corrispondenza della parete? Beh, dalla definizione di eta, la vedete in alto lì, eta è uguale a 0, se y è uguale a 0, giusto? Quindi avremo eta uguale a 0, e poi un'altra cosa, devono essere u e v uguale a 0, il che significa che df su deta deve essere uguale a 0, giusto? E df su deta uguale a 0. Bene, mentre se y tende a infinito, la u deve tendere a u infinito. Quindi che cosa significa? Significa che u star deve tendere a 1, quindi df su delta deve tendere a 1, giusto? Ecco le condizioni al contorno. Bene, allora adesso di quell'equazione lì, appunto la soluzione di Blasius, risposto, non si vede nulla. Ah beh, qui sono le cose che abbiamo fatto ieri, no? Quindi va bene, sono riportate tutte qua. Ok. Ecco qui, questa è la funzione di corrente, questa è la soluzione. Allora, su questa trasparenza, che cosa vediamo? Vediamo, innanzitutto è presa da questo testo qui, va bene? Quindi da Complementi di trasmissione del calore di Oronzio Manca e Vincenzo Naso, va bene? Questo libro che già avete, questa tabella è presa da questo libro. Allora abbiamo in alto eta, che evidentemente è la prima colonna, che evidentemente è la variabile indipendente. Ora forse non si vede granché. E allora facciamo così. Ah, però sto ingrandendo questo. Beh, quindi questa tabella che adesso si vede bene, no? Bella ingrandita, riporta in alto prima colonna eta, y radice u infinito su un x, come abbiamo scritto noi lì, va bene. Poi abbiamo f, che ovviamente è stata trovata risolvendo quell'equazione differenziale, e quindi abbiamo f', cioè da f su deta, cioè che f dipende solo da eta, che è u star, ed f'. Ora, perché dovrebbe servirci f secondo? Cioè la derivata seconda di f su deta? Perché se andate a valutare du su dy, non l'abbiamo valutato, ora lo valuteremo e poi vi vedremo perché ci serve f secondo. Però questo f secondo, vi anticipo, compare nella derivata di u rispetto alla y, che ci serve perché noi ingegneristicamente, se stiamo diciamo studiando la parte fluidodinamica, che cosa vogliamo andare a valutare? Le perdite di carico, giusto? Quindi conoscendo f' abbiamo la u star, e avere la u star significa avere un'informazione sullo spessore dello strato limite, perché lo spessore dello strato limite ad una data x, attenzione, noi fissiamo una x e lì andiamo a tirar fuori il profilo che è la soluzione di Blasius, va bene? Quindi avremo uno strato limite delta che dipende da x, quindi avrà un certo spessore all'inizio della lastra e uno spessore che aumenta via via spostandoci verso destra, quindi in direzione delle x crescenti. Bene, allora fissata la x,
Andiamo a vedere qui. Avremo raggiunto lo spessore dello strato limite quando la U è 0,99 U infinito, ovvero sia U star è 0,99. Ora, se scorriamo in basso qui, questa condizione si verifica per eta uguale 5. Vedete? Quando eta è uguale 5, abbiamo che in effetti F è, scusatemi, df su theta, quindi u star è proprio 0,99155. Allora, che cosa significa? Significa che se voglio andare a trovare lo spessore dello strato limite, data la x, quindi ad una data x, avrò che delta x è calcolato in questo modo: 5 è uguale a y diviso x per radice di Reynolds x, e quindi questa sarà per me lo spessore dello strato limite, giusto? La distanza y dalla lastra in corrispondenza della quale è verificata la definizione appunto di spessore dello strato limite, che è uguale a 5 volte x su radice di Reynolds. Secondo la soluzione di Blasius. Bene. Ora però, se siamo interessati, come ovviamente siamo interessati, alla determinazione delle perdite di carico, allora dobbiamo andare a calcolare la derivata di u rispetto ad y. Vediamo se abbiamo spazio. No, qui spazio non ne abbiamo proprio, però cancelliamo qui, magari riesco a scriverla qui. Allora, du su dy è uguale a d su dy u infinito df su deta, il che è pari a d su deta u infinito df su deta per deta su dy. Sostanzialmente questo è pari a radice di Reynolds x su x, e questo è deta su dy, che moltiplica u infinito per la derivata seconda di f su deta. Va bene? Questa è l'espressione di du su dy. Bene. Ora ricordiamo che dal punto di vista ingegneristico, quando guardiamo solo al campo di moto, stiamo guardando in qualche modo anche alle perdite di carico, l'abbiamo detto, no? E noi sappiamo che per fluido newtoniano tau è uguale a mu du su dy valutato in y pari a 0. E nel nostro caso in realtà questa tau è una tau x, quindi più, diciamo correttamente, scriverei du x0 su dy, quindi a una determinata x trovo la tau x, che è lo sforzo tangenziale viscoso, prendendo il profilo di velocità in quella x, derivandolo
e andando a vedere la derivata in y pari a 0. Bene. Dopodiché il coefficiente di attrito locale Cfx è uguale a questo tau x diviso rho u infinito quadro mezzi. Bene, tutto questo perché in effetti abbiamo detto la lezione scorsa che noi normalmente utilizziamo direttamente il coefficiente Cfx, cioè quando ingegneristicamente andiamo a dimensionare un ventilatore o un circolatore o quello che volete, e quindi conosciamo le tubazioni, i canali, le canalizzazioni dell'impianto aerolico, andiamo sui nostri libri e in base alle dimensioni, alla superficie, alle portate, troviamo un coefficiente che però non è nemmeno quello locale, ma è quello medio. Nel nostro caso è 1 su x, perché siamo a una determinata x. E poi, noto questo coefficiente, effettivamente noi abbiamo le perdite di carico, giacché questo coefficiente ci permette di calcolare la tau, se moltiplicato per rho u infinito quadro mezzi, ci dà la tau, la quale moltiplicata per la superficie ci dà appunto la forza. Va bene? Bene. Ora, se ho questa soluzione, la soluzione di Blasius, io sono in grado di andare a calcolare questo Cfx. Infatti, ad una determinata x avrò che la tau x è uguale a mu per du su dy, che è questa qua, che è, guardate, ecco qui, che dipende da questa derivata seconda, che deve essere valutata in eta pari a 0, e che vedete, questa derivata seconda è pari a 0.332. Di conseguenza, qui avrò che questo tau è mu per radice di Lennon di x, u infinito su x, per 0,332, che è df su dθ valutato in y pari a 0, ovvero in eta pari a 0. Capite? Di conseguenza Cfx sarà pari a questo tau, quindi abbiamo mu radice di Lennon di x u infinito diviso x rho u infinito quadro mezzi per 0.332. Questo, iniziamo a fare un pochino di spazio, quindi questo 2 denominatore qui lo porto su, va a moltiplicare 0.332, che diventa 0.664, quindi qua mettiamo 0.664, ok? Quindi a causa di questo 2 qui, e dopo vi faccio osservare che, semplificando, qui e qui, rho u infinito per x su mu è di nuovo Reynolds x, giusto? Reynolds x sopra o radice di Reynolds x, quindi alla fine la relazione è 0.664 per Reynolds x elevato a meno un mezzo, cioè una radice a denominatore. E quello è Cfx. Se andate sui testi a vedere qual è il fattore di attrito medio, però non troverete 0.664 radice sul radice di Reynolds,
ma trovate un'altra espressione dove non compare il Reynolds X, ma compare il Reynolds L, diciamo così, cioè il Reynolds globale, quindi associato alla dimensione complessiva della vostra lastra. Da dove arriva fuori? Ebbè, dall'integrazione che vedete lì sulla destra, già che quello che trovate sul libro di testo è il valore medio. In effetti, se andiamo a fare questa integrazione, e a questo punto possiamo farla qua in alto, perché possiamo scrivere ciò che abbiamo trovato, che può essere riassunto in questo modo: CFX uguale 0.664 diviso radice di Reynolds X. Cancelliamo tutto il resto. Avete scritto, avete bisogno che... dovete ancora scrivere qualcosa? No, ok. Cancelliamo tutto il resto. E avremo che il coefficiente di attrito medio è 1 su L, anzi, noi lo stiamo integrando fino a una certa distanza x, stiamo rimanendo su una certa distanza x che per noi è la dimensione complessiva della lastra, integrale tra 0 ed x di 0,664 sul radice di Reynolds x in dx. Chiaramente l'unica grandezza da integrare è la x che sta contenuta dentro all'espressione di Reynolds x, quindi posso scrivere 1 su x, porto fuori 0.664 diviso radice di u infinito su mi, che è ciò che rimane fuori dal Reynolds x, e avrò l'integrale tra 0 ed x di x alla meno 1 mezzo, che stava al denominatore, in dx. Quindi l'integrale di x alla n è x alla n più 1 diviso n più 1, no? Quindi avremo che tutto fa 1 su x per 0,664 radice 1 infinito su n, questo fa x meno 1 mezzo più 1 fa 1 mezzo diviso 1 mezzo. Ora qui ho x alla 1 mezzo sopra, x sotto, quindi se lo porto di sotto x alla meno 1 mezzo, quindi mi permette di portarlo dentro al segno di radice qua, e quindi questo è di nuovo Reynolds. Tenete presente che a questo punto x è tutta la lunghezza della lastra, quindi per noi di fatto L, ok? Questo 2 va sopra e diventa 0,664 per 2, che è circa 1,33, e quindi viene 1,33 sulla radice di Reynolds L, diciamo così. Questa è l'espressione che trovate sui testi. E troverete scritto che questa correlazione è la correlazione che viene fuori dalla soluzione esatta, a indicare che è stata trovata a partire dalla soluzione analitica delle equazioni che descrivono il profilo di velocità all'interno dello strato limite. Va bene? Ora, vuoi fare una pausa? Qualche minuto? Va bene, allora facciamo una pausa e riprendiamo subito dopo.